Certo che se ci fosse stato il VAR in quella partita. Oh, basta, sono passati 20 anni. Ancora a parlare di sto rigore. Di quel giorno ricordo che avevo 8 anni. Ricordo che mi svegliai per andare a messa come tutte le domeniche e che la sera rimasi sveglio fino a tardi con mio padre in cucina per vedere e rivedere quelle immagini. Di quel giorno però ricordo anche il frastuono della gente, quanto quelle immagini mi abbiano fatto diventare chi sono oggi. Complimenti! Come li chiamiamo questi 3 giovanotti? Allora, Giacinto, Cinto, Javier e Mauricardi. Come scusi? Mauricardi. No, senta, Mauricardi non è un nome. Mauricardi? Il database non lo supporta, non è un nome. Ho capito, pur mezza Serie A non lo supporta, però noi lo supportiamo a Mauricardi. Sai, scrivi Mauricardi. Senta, purtroppo non posso inserire questo nome. E ci avete il computer della Juve? Giovanni, Umberto e Lapo. Come scusi? Lapo, che non ti piace Lapo? Tutto quanto a dire no, Lapo non lo devi chiamare Lapo, pure tu. Ho parlato pure con Don Claudio alla parrocchia di San Trifone. Hanno detto che lo possiamo chiamare Lapo, che San Lapo esiste. Se non esiste ce lo inventiamo un San Lapo, quindi segna Lapo. Si calmi, si segna. Che poi Lapo è pure l'anagramma di Paolo, se proprio le dobbiamo dire tutte. Solo 10 euro, vai! La roba bella! Questo è un pigiama della Suning, eh? Questa è roba perfetta, eh? Che dove siamo noi fa freddo. O ti puoi girare tutte le città più fredde d'Europa, puoi andare a Manchester, ad Amsterdam, a Cardiff, se a tuo marito ci piglia la botta e dici sto weekend andiamo a Cardiff, puoi andare pure a Cardiff questo pigiama. Aggiudicato. Prendilo, che hai fatto l'affarone. Mi togli qualcosa? Mo ti tolgo la busta, va bene? Te, porta tutto senza busta. Avanti popolo, 10 euro. Questo è tutto made in Italy, 100% cotone. L'importante è che non sia cinese. Non è cinese, signor, quello è l'Inter, è cinese. Noi siamo tutti italiani qua sotto. Non perdere tempo, ma questa è un'immagine emblematica della giornata del secondo tempo. Pronto? Ci ho provato, non si ficca proprio il 5 maggio a me, non ce la faccio, mi sento proprio male. Appena così, inventati tu qualcosa, parla col prof, vedi come devi fare, fammi sapere. Ciao, grazie, oh grazie. E poi volete sapere che ha detto, professore? Mi ha mandato un messaggio vocale con la tosse. E ieri sera l'ho visto col motorino che stava andando a giocare al campetto di Valerio. Vabbè, vabbè. Senti un po', me lo vuoi dire tu il 5 maggio? Campione d'Italia con il successo della Lazio per 4-2. Professore, io il 5 maggio ce l'ho nel cuore. E i fusi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore. Buffon, Duram, Ferrara, Giuliano, dividendo al 38esimo del secondo tempo, Montella. E allora Mark, dimmi tu qual è la verità. Guardami negli occhi. Mettiamo la parola fine a questa storia. Residente a Pavia in qualità di difensore della storia Enzo Fini, l'articolo 76,5 stico 500 per beni culturali, addirittura sotto la propria responsabilità, dichiara che in data 26 aprile 98, durante il contrasto di gioco del secondo tempo con il signor Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto un altro, riconosce l'aver non commesso fallo da rigore ai danni del calciatore. No, ha commesso, c'è scritto ha commesso. È stato un errore. Mi scuso per il dato al quale io mi espongo a tal proposito. Niente, ma chiuso. Niente, signore. Dopo 20 anni io ti prometto solo per quello. È così, l'immortalità che ancora si discuterà. Ma Giuliano non ha commesso il fallo. Thank you.